Giotti? Faccio fatica, non sono una persona adatta a fare questo, non sono uno che scrive le canzoni come te, un autore. Guarda Mara, io ti ringrazio e mi fa un sacco piacere, però sono occupatissimo, ho un sacco di cose da fare in questo periodo, capito? Non... Già, allora vabbè, se la metti così facciamo una bella cosa. Io vedo cosa posso fare con me e te, perché è così, è sempre così. Quando hai bisogno degli altri è una roba che No, Mara, ma... mi dà un fastidio. Vabbè, Mara, mi esce l'album, c'ho da fare il tour, c'ho Sanremo, mi dici come fa? va bene, non, come non detto, va bene, d'accordo. Ma... Ciao. No, Mar... Ma, Mara... O chi è ora? Pensi che io mi rassegni così facilmente? No, Mara, ma non insistere, c'è un sacco di cose da fare, lo sai. Ma va. Fai pure, Certo. Ma qui non c'hai da fare una mazza. Ci vediamo domani mattina da me. Ciao, bello. Ciao. Giotti, siamo in ritardo, non abbiamo scritto niente di interessante. Tu non hai scritto niente interessante, neanch'io. Però soprattutto tu non hai scritto niente. Ma chi sono quelli lì? Loro sono la signora Luisa Spagnoli, che è l'inventrice dei baci, lui è Federico Seneca, che è l'uomo che ha inventato i cartigli. Ma perché ci sono anch'io? No, tu non c'entri niente, vedi, io faccio così e mi sfogo un po', eh? C'entri niente, Ah. però mi stai sui maroni e io ti straccio. No, ma allora, tranquilla, ce la facciamo, ci sono io, ce la facciamo, c'ho già delle Capirei. idee. Già. Allora. Sentiamo le tue idee. Gli amori non si vivono, si abitano come case in cui ci sentiamo soli. Bella. Cioè, Interessante come un colpo sui maroni. Dai, su. Dai, vai oltre. allora, senti questa. Sì. Un bacio è semplice da dare, ma difficile da prendere. Ma tu prendi una pedata del sedere, non è che prendi un bacio. Non hai scritto niente, ci sono queste cose, domani vanno consegnate. Siamo veramente nella palta, Nigiotti. Non hai avuto un'idea buona, non hai niente, 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 non hai neanche pensato. Non sei capace di fare niente. E ti viene da ridere, perché è vero che sei una merdaccia.